Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Interpretano brani per lo più appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. Il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande Amore. Con lo stesso pezzo ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015, classificandosi terzo. Tra i grandi successi discografici del volo, che hanno permesso a Ignazio, Piero e Gianluca di conquistare diversi riconoscimenti, va annoverato il nuovo album dedicato a un compositore speciale. Lo scorso 5 novembre è uscito il lavoro intitolato Il volo Sims Morricone, dedicato al premio Oscar Ennio Morricone. Il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, conosciuto meglio come Il volo, è pronto a tornare dal 2 all'8 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano. Un ritorno molto atteso dai fan, che sono pronti a venire anche da alcuni paesi europei, pur di sentire la voce dei tre ragazzi.